Il Pineto vince con qualche difficoltà per 2-1 contro la Savignanese, conquistando 3 punti di platino in ottica playoff. I teramani, bravi a tenere botta alle difficoltà, strappano l'intera posta contro un avversario ben messo in campo in partita sino alla fine. Pronti via e partono subito forte i padroni di casa, che sciuprano una ghiotta occasione. Esposito riceve palla, ma cicca il controllo, sciupando così a porta vuota. Dopo 20 minuti di noia, la Savignanese si porta vicinissima al vantaggio su contropiede 2 contro 1. Manuzzi serve Noschese, ma il numero 11 vanifica tutto. Nel finale della prima frazione, il Pineto passa su un cross dalla sinistra, sponda di Tomassini per Esposito, che prima colpisce Pazzini e poi da 2 passi insacca in rete. Negli ultimi scampoli del primo tempo, Tomassini, da posizione defilata, tenta la conclusione, ma Pazzini ci mette una pezza. Nella ripresa gli ospiti spingono e al quarto d'ora riescono a trovare il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bonacina di Bergamo segnala questa irregolarità in area, decretando la massima punizione a favore dei marchigiani. Dal dischetto si presenta Longobardi, che freddo batte Sciba, che può solo intuire. Alla mezz'ora è il Pineto a chiedere un calcio di rigore per atterramento di Esposito nei 16 metri avversari. Per il direttore di gara tutto regolare. Poco male per l'11 di Emaulo, che mette la freccia qualche minuto dopo su calcio d'angolo. Capitan Pomante sale in cielo e di testa batte l'estremo ospite, siglando il gol del preziosissimo vantaggio. A 5 minuti dal termine, la formazione di casa potrebbe allungare ulteriormente le distanze, ma il portiere ospite, con un colpo di reni, smanaccia in corner il colpo di testa di Tomassini. Nel secondo dei 5 minuti di recupero, gli abruzzesi vanno vicinissimi al gol partita. Massa scarta Pazzini, ma un difensore avversario salva sulla linea. Sul ribaltamento di fronte, la Savignanese va vicinissimo al pari, ma Giacobbi non ha un impatto felice con la sfera e quest'ultima finisce fuori. Non succede più nulla. Il Pineto batte 2-1 la Savignanese, inseguendo il trenino dei playoff. Per gli abruzzesi fondamentale conquistare l'intera posta. Rammarico per i marchigiani per l'ottima gara disputata. Secondo me avrebbe fatto una buona partita, infatti credo sia immeritata la nostra sconfitta. Però chi fa gol e chi vince alla fine evidentemente ha fatto qualcosa in più dell'altra squadra, se no questo non accadrebbe. Direi che posso dire che è stata una partita equilibrata per tutti i 90 minuti, dove il fatto di aver fatto bene non vuol dire che noi meritavamo di vincere. Secondo me è stata una partita aperta a qualsiasi risultato, quindi l'abbiamo affrontata nella maniera dovuta. Una volta raggiunto il pareggio, secondo me potevamo anche fare qualcosa di più. È venuto questo episodio sui calci piazzati, insomma quel calcio d'angolo. Le circostanze, non è il momento di guardare la classifica. Adesso noi dobbiamo giocare di partita in partita e recuperare tutti gli effettivi. E sapete che abbiamo fuori 4 giocatori importanti, i 2 Amadio, Mazzei, che oggi ha fatto un piccolo spezzone al rientro, e lo stesso Ciarcelluti. E noi dobbiamo tenere, diciamo, botta in questo momento, cercare di fare più punti possibile e sperando, ecco, di recuperare questi giocatori, che per noi sono giocatori importanti nel nostro organico, e poi più avanti vediamo dove siamo e quello gli obiettivi che ci possiamo dare.